Domenica 3 giugno da Napoli, dalla Napoli Pizza Village, dal lungomare Caracciolo, meraviglioso e assolato anche questa mattina, Pierluigi Diaco, naturalmente Giusile Grenzi insieme, raggiunti al telefono anche da Davide Giacalone, che poi ci raggiungerà invece dal vivo. Ciao Davide, buongiorno. Eccoci, buongiorno, buona domenica a tutti. Buongiorno Davide, buona domenica. Sei già napoletano? Sono già napoletano, pronto per raggiungere il Pizza Village e godermi la situazione. Perfetto, ti aspettiamo perché insieme a Andrea Pamparana, insieme a Fulvio Giuliani ci sarà una puntata speciale dell'Indignato Speciale, appunto in diretta dalla Napoli Pizza Village, dal track di RTL 102.5. Andiamo alle prime pagine dei giornali, l'apertura del Messaggero: pensioni e Jobs Act si cambia, Di Maio dice avanti con quota 100 per uscire prima dalla Fornero, lavoro, piano contro il precariato. Su questo argomento parleremo tra pochissimo, perché ti vorrei chiedere cosa ne pensi della dell'esclamazione di entrambi i leader del Movimento 5 Stelle, il padre nobile Grillo e Luigi Di Maio, nel sostenere ieri a Roma lo Stato siamo noi. Partiamo da qui. Un errore di entusiasmo probabilmente, nel senso che forse hanno confuso lo Stato con il governo. Lo Stato siamo tutti, lo Stato comprende tutti i poteri, comprende tutti i cittadini, con qualsiasi modo abbiano votato, comprende le opposizioni, lo Stato è l'insieme. Il governo sono loro, non c'è dubbio, anzi forse per usare il linguaggio diciamo più appropriato, loro, il potere oggi sono loro. Ieri tra l'altro, oltre a questa cosa, c'è stata un'affermazione di Nicola Morra, che è un esponente del Movimento 5 Stelle, dice: i partiti fanno l'interesse di qualcuno mentre noi siamo la totalità. Anche questo è un errore d'entusiasmo. La totalità cosa vi ricorda? Il totalitarismo. Solo nelle dittature qualcuno è convinto di rappresentare tutti gli interessi, o nelle teocrazie che è convinto di rappresentare la bontà divina. No, esiste la convivenza tra soggetti che la pensano diversamente. Lo esisteva ieri, esiste oggi e sono certo che esisterà anche domani. Allora Davide, dicevamo poco fa dalla prima del Messaggero, ma il tema è riportato un po' ovunque, delle prime dichiarazioni sia di Di Maio sia di Salvini. Nello specifico, rimanendo a Di Maio, io leggo dal Corriere questa mattina: Di Maio, pensioni, virgola, si cambia, basta Fornero, quota 100 e Jobs Act rivisto. Mattarella, l'Italia è affidabile, perché poi sai appunto nei titoli si mette insieme un po' tutto. Abbiamo un minuto, cominciamo a fare una riflessione su questo, poi la riprendiamo dopo Viale. Certamente, lo avevamo visto, la proposta di Brambilla, quota 100 funziona, nel senso che si può andare in pensione comunque, si andrebbe in pensione comunque a non meno di 64 anni. In questo momento in Italia la media è 62 anni, quindi come sempre bisogna fare occhio ai dettagli, cioè alle eventuali deroghe. E ricordarsi sempre che in Germania, dove la quota è sostanzialmente 107, è anche il paese con la più bassa disoccupazione e la più bassa disoccupazione giovanile. Cioè non è la questione pensioni che risolve il problema dell'occupazione. Quota 100, lo avevamo visto, è un buon equilibrio. Nella stessa dichiarazione il leader Di Maio, vice premier, ministro dello sviluppo economico, anche ministro del lavoro, con varie deleghe, tra cui quella alla comunicazione, almeno sembra, poi ci sarà un sottosegretario in materia che credo sia Spadafora, interviene anche sulla riforma del lavoro fatta dal governo Renzi, ovvero il Jobs Act. Tra poco ne parleremo con Davide Giacalone. Davide, ti stiamo chiedendo che cosa ne pensi di questa affermazione di Di Maio rispetto al cambio, alle modifiche da fare al Jobs Act, che è stata parte della riforma del lavoro del governo Renzi, che secondo i dati avrebbe dato maggiore lavoro agli italiani, secondo altri insomma avrebbe tolto la dignità professionale. A te. Quando la approvarono cercai di difendere la lingua italiana e dire che Jobs Act non può essere una legge italiana, diciamo, anche quella fu una battaglia persa. Ma l'errore più grosso non sta nel nome, l'errore più grosso sta nell'avere poi successivamente detto: vedete, questa legge ha fatto aumentare l'occupazione. Non è vero, furono gli incentivi alle assunzioni e la defiscalizzazione ad avere fatto effettivamente però aumentare gli occupati. Purtroppo quando si ammettono meriti inesistenti poi si finisce nell'incastrati nell'equivoco. Allora, ha detto ieri Di Maio: noi modificheremo quella legge perché siamo contro il precariato. E occhio, perché il precariato non è, cioè il rapporto instabile, non è che lo crea la legge, lo crea in qualche modo il mercato.
disoccupati ce ne sono di meno nel mondo dove il mercato del lavoro è più elastico. Se più lo irrigidisci, se più lo rendi costoso, che non è il salario, ma è il costo per unità di prodotto che deve sostenere l'impresa o chi offre il lavoro, il risultato è che l'economia è meno produttiva e quindi crea meno posti di lavoro, cioè dando luogo a maggiori disoccupati. I ragazzi che se ne vanno dall'Italia e cercano lavoro all'estero non vanno in mercati più protetti, vanno in mercati meno protetti perché offrono maggiori occasioni. Ha detto Di Maio, cioè, siamo in una fase embrionale, non sappiamo ancora come cambieremo la legge, ecco, quando ce lo diranno lo commenteremo, ma tengano presente questi punti. Ecco Davide, vorrei andare anche sulla prima di Repubblica, che invece fa una scelta diversa: anziché dare parola a Di Maio la dà a Salvini in questo caso, e qua i pensieri sono di altra natura e i programmi di altro tipo. Salvini: porti chiusi per le ONG, organizzazioni non governative, no famiglie gay, stop a Fontana. Qui c'è stato poi questa complicazione di comunicazione ieri fra questi due personaggi. Pronti blitz nei campi rom, Maroni: errore allearsi con i grillini, Di Maio: aiuterò le aziende. Questo è il titolo principale di Repubblica stamattina. Un commento anche su questa parola. Insomma, una bella insalata, una bella maciadoia, quindi tutto non si può, ma insomma la concetto è questo: la polemica e la chiusura di alcune attività delle organizzazioni non governative, e se la intesta in via definitiva l'ex ministro degli interni Minniti, perché è stato lui a porre il problema, ci sono state delle inchieste poi anche giudiziarie, quindi lì bisogna vedere poi come si gestisce in positivo la faccenda, cioè come si bloccano i flussi. Molto sgradevole questa storia delle famiglie, perché vedete, o è una questione nominalistica, e cioè in quanto nominalistica assolutamente sciocca, no? Cioè, si dice famiglia quella che fa figli, vabbè, o la famiglia naturale. Se la mettiamo su questo piano, bisogna girare con vocabolario meccanico qualsiasi cosa si dica. Se invece si intende dire persone che si mettono assieme, che creano famiglie, ma diciamo così, unioni stabili, in questo senso, sostenere che quelle tra omosessuali non siano uguali alle altre è una tale brutalità culturale che, ecco, sì, in effetti non la commento. Tra l'altro va ricordato, lo ha fatto ieri la Cirinà in un'intervista al Corriere.it, che tra l'altro è stata colei il quale la legge l'ha firmata, che nel comma 12 che viene letto dal celebrante, in questo caso dall'ufficiale del comune dove viene consumata l'unione civile, nel comma 12 si parla proprio di indirizzo familiare, quindi coloro i quali insomma si uniscono civilmente, almeno secondo le leggi dello Stato, vengono invitati a, come dire, puntare, investire sull'indirizzo familiare. Quindi insomma già nelle leggi dello Stato questo indirizzo viene colto. Ma però voglio dire, bisogna stare attenti sulle questioni nominalistiche, non cadere, diciamo così, in qualche modo nelle opposte propagande. Voglio per forza essere famiglia, e quell'altro che risponde no, non sarete mai famiglia. Questa è una cosa sciocca, inutile, è una perdita di tempo. La sostanza è: ciascuno di noi ha pari diritti, ma soprattutto ha pari doveri in quello che è lo Stato, cioè la casa di noi tutti. Se qualcuno sostiene che un altro ha meno possibilità e diritti, questo è inaccettabile. È proprio così. Davide, ci sentiamo tra pochissimo per altri argomenti. Siete sulla prima radio italiana, RTL 102.5, a Non Stop News. 126.000 italiani ascoltano ogni giorno RTL 102.5. 24 minuti dopo le 7 del mattino, buona giornata, benvenuti sulla prima radio italiana RTL 102.5, questo è Non Stop News in diretta dal Napoli Pizza Village. Buona giornata da Giusy Legrenzi, Pierluigi Diaco e da Davide Giacalone. Davide, allora, oggi i giornali fanno riferimento alla figura di Bramini, imprenditore che è stata pignorata la casa, ha fallito per crediti con la pubblica amministrazione. Di Maio ha proposto di averlo come consulente al Ministero del Lavoro. Qual è il tuo giudizio? Allora, c'è un'intervista da Bramini al Messaggero, signor Bramini al Messaggero, in cui dice che chi ha crediti con la pubblica amministrazione non dovrebbe fallire. E poi dice che la prima casa non dovrebbe essere pignorata. Allora, la sua prima questione è: nel suo caso sono state una banca che doveva avere i soldi, ha fatto causa e lo ha ridotto in quelle condizioni. La banca ha ragione, poco da fare, cioè deve avere dei soldi, ma ha ragione anche Bravini.
se io i soldi li devo avere dalla pubblica amministrazione non potete mandarmi al fallimento. La soluzione di questo tema esiste, sono anni che lo diciamo: usare i soldi della cassa, depositi e prestiti per garantire presso la banca che quel pagamento avverrà e quindi anticiparlo. Se il debitore è lo Stato o le sue articolazioni, quel debitore è un debitore sicuro, quindi non ci sono rischi nel fare questa garanzia. Tutto sta a non usare la cassa depositi e prestiti come se fosse l'IRI, o meglio la JPI del passato, per salvataggi aziendali e comprare alberghi, come invece succede. Spero che su questo, diciamo, il cambiamento possa essere tangibile. La seconda cosa che dice Brapini, cioè la prima casa non deve mai essere pignorabile, invece la trovo sbagliata, perché guardate che se la prima casa non è mai pignorabile non potrà mai essere data in garanzia per nessun prestito, cioè gli togli il valore di poter essere garanzia, perché se una cosa poi non è escutibile non può essere offerta in garanzia, il che finisce con l'impoverire anziché arricchire o dare maggiori garanzie. Allora, ci sentiamo naturalmente, ci ritroviamo tra pochissimo, intorno alle 9, con l'indignato speciale. In 5 secondi l'argomento di stamattina? Beh, naturalmente, finalmente, diciamo, si è sbloccata la situazione, il governo c'è, da qui si riparte e cominciamo a parlarne con i nostri ascoltatori. Grazie Davide, l'appuntamento è alle 9 su RTL 102.5.